Ciao, sono Francesca di pasticciotti.it e oggi ti insegnerò a realizzare due maschere di carnevale come queste. Le maschere che stiamo per realizzare assomigliano molto a quelle che troverai nella storia I pasticciotti e la festa di carnevale, che potrai leggere sul sito pasticciotti.it/festa-di-carnevale. Mamma Meringa, infatti, indossa una maschera da farfalla, come quella che vi stiamo per mostrare. Il re e la regina di Regno Dorato, invece, hanno scelto una maschera da felino, molto somigliante alla nostra creazione. Ma siamo proprio sicuri che il re e la regina si siano travestiti da gatti? Sembrano quasi dei gatti veri. Beh, leggi la storia e lo scoprirai! Per realizzare le maschere ti servono dei cartoncini Bristol colorati, dei pennarelli, una matita, del nastro adesivo, una cucitrice, una forbice e dello spago. Per prima cosa prendi un cartoncino Bristol colorato che sia almeno 20 cm x 15 e piegalo a metà. Quindi con la matita disegna metà maschera. Per realizzare quella da felino, ricordati di disegnare anche un orecchio e metà muso più sporgente rispetto al resto della maschera. A questo punto, taglia il disegno che hai tracciato. Ricordati anche di tagliare il foro centrale per gli occhi. Ora apri il cartoncino e avrai una maschera intera perfettamente speculare. Con un pezzo di nastro adesivo chiudi la fessura che congiunge le due aperture per gli occhi. Ora arricchisci di particolari la tua maschera da tigre. Io ho aggiunto i baffi, le ciglia e alcune striature caratteristiche di certi felini. A questo punto potrai colorare a tuo piacere la maschera. Infine, procurati due corticelle di spago, che siano circa due spanne l'una. All'estremità di ogni corticella fai un nodo. Quindi attacca lo spago ad un lato della maschera, fermandolo con due punti di cucitrice, uno prima e uno dopo il nodo. Ripeti l'operazione dall'altro lato con l'altro spago. La maschera è pronta. Potrai farla indossare a chi desideri. Basterà legare tra loro le due cordicelle annodandole in prossimità della nuca del tigrotto di turno. Puoi ripetere l'operazione scegliendo un altro soggetto. Io, ad esempio, ho optato per una farfalla, ma c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Ciao e al prossimo tutorial! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.